quando si è insediato questo governo, ogni giorno ci parla di emergenze, emergenze che poi vengono smentite dai fatti o dalle statistiche. Invece quando l'emergenza è vera, come quella che abbiamo a Malpensa, allora in questo caso il governo non ne parla assolutamente. A Malpensa si stanno perdendo posti di lavoro, a Malpensa ci sono sempre più disoccupati. A Malpensa i precari non riescono più ad avere neanche un sussidio che gli permetta di sopravvivere dopo il licenziamento. Questi non sembrano problemi del nostro governo, ma che non siano problemi del nostro governo possiamo anche comprenderlo. Ma che non siano problemi dei rappresentanti che sono stati eletti per andare a difendere i nostri interessi a Roma, beh, questo non è assolutamente comprensibile. Ricordiamoci che questi rappresentanti hanno sempre detto che erano andati a Roma per difendere il nostro territorio, per difendere gli interessi del nostro territorio. Gli interessi del nostro territorio non si difendono abbandonando Malpensa, perché Malpensa è l'unica risorsa che riesce ancora a portare ricchezza in questo paese. Qui abbiamo le industrie che devono esportare, qui abbiamo le industrie che devono mantenere rapporti internazionali, qui abbiamo gli operatori industriali che devono riuscire a comunicare con tutto il mondo. E qui togliamo questa risorsa, qui impediamo che questo si possa fare e coloro che avrebbero dovuto difenderci non ci sono. Quando vengono chiamati non presenziano. E allora domandiamoci come dobbiamo fare per far valere gli interessi della nostra provincia. Possibile che quando c'è stato da pagare i debiti lasciati dall'Italia i soldi si siano trovati? Possibile che quando c'è stato da pagare il debito di Roma, il debito di Palermo, il debito di Catania i soldi si siano trovati? È mai possibile che si trovino i 27 miliardi per fare il ponte di Messina? E poi, quando si parla di opere importanti per la Lombardia e per la nostra provincia, opere infrastrutturali che sono state messe in campo dal precedente governo di centrosinistra, quando c'era il ministro Antonio Di Pietro alle infrastrutture, lui ha pensato a questo territorio. Eppure lui non ha radici qua, però è preoccupato degli interessi dei cittadini, è preoccupato degli interessi dei lavoratori. Lui ha fatto una politica di questo senso, non coloro che continuano a gridare che questo è il loro territorio, che qui sono loro che devono comandare. Questi sono a Roma e vivono la dolce vita romana, ma non si preoccupano della laboriosa vita che è lombarda, anzi se ne sono assolutamente dimenticati. Non si capisce per quale motivo non si possano trovare i 6 miliardi per poter continuare con la Pedemontana, i 7 miliardi per la Brebemi, i 2 miliardi per l'Expo, oppure quella manciata di milioni di euro che servono semplicemente per mettere Malpensa in comunicazione con il Ticino. Com'è possibile che queste opere così fondamentali, così importanti, si possano dimenticare per portare avanti proposte che non hanno nessun senso? A cosa serve il ponte di Messina quando poi mancano le infrastrutture per arrivarci, oppure per allontanarci? Non è possibile continuare con questi percorsi esclusivamente perché ogni giorno bisogna fare propaganda politica. Al cittadino servono altre strutture, al cittadino servono per forza di cose infrastrutture che portino lavoro, che portino profitto, che portino ricchezza, perché noi abbiamo un paese che si basa esclusivamente sul suo lavoro, non ha altre risorse, sul suo lavoro e sui suoi operatori nel mondo dell'industria, nel mondo del commercio, nel mondo della ricerca. Qui bisogna lavorare e su questi fattori bisogna investire, non sulle utopie o sulle cose assolutamente ininfluenti per il nostro paese. Da qui noi pensiamo che gli unici che possono ringraziare in questo momento la Lega sono quelli che vivono a Roma, sono quelli che a Roma godono di interessi che non sono stati creati da loro, ma sono stati creati dalla laboriosa Lombardia e dall'ancora più laboriosa provincia di Varese.